19 lunghissimi anni. Non è stato semplice aspettare quasi due decadi per vedere il compimento di una delle saghe a cui sono più affezionato in assoluto. Decisamente più facile è stato prendermi qualche settimana in più per esplorare a fondo un capitolo che ha portato la serie di Metroid verso lidi che non avrei mai immaginato. L'essere in ritardo sulla discussione intorno al gioco mi ha permesso di avere una panoramica ampia, a 360 gradi, su quella che è stata la ricezione nei confronti di Dread e di come un giochino in 2D sia percepito dai giocatori di oggi nel 2021. Mi sono preso il mio tempo, insomma, ho completato due run, la prima in blind totale, la seconda difficile, e mentre ripulisco le varie mappe nel tentativo di completare la partita al 100%, mi sento finalmente pronto per parlarvi di Dread. Non sarà una vera e propria recensione, non ho nessun interesse nel farlo e non devo convincere nessuno nel comprare o meno un gioco che probabilmente è stato già acquistato da chi era anche vagamente interessato. E lo dico da subito, in apertura, Dread ha evidenti difetti, in fondo la perfezione non esiste e potete parlarmi quanto volete di un art style poco ispirato, delle sezioni Emmy senza mordente e mid boss ripetitivi, ma non credo esistano argomentazioni valide per farmi cambiare idea. Per me Dread è un capolavoro del genere, lo metto tra i miei Metroid preferiti, al pari di Super Metroid, nonché tra le migliori esperienze ludiche degli ultimi anni. Potete portare avanti altri mille esempi, citare la mastodontica complessità strutturale di Hollow Knight, l'incredibile art style di Ori o esperimenti più particolari come Ender Lilies, ma Dread si posiziona un gradino sopra tutti gli esponenti più recenti del genere. Preso nel suo complesso, il titolo di Mercury Steam, guidato dalla visione di Sakamoto, incarna perfettamente l'essenza del Metroidvania e allo stesso tempo rappresenta un'evoluzione della saga, incorporando tutto quello che si è visto nei precedenti capitoli, ricontestualizzando e attualizzando una formula ancora oggi vincente. Prima di addentrarci in questa analisi approfondita di Metroid Dread e del suo lascito, come al solito vi invito a supportare il canale nella conquista di YouTube Italia. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi un po' ovunque. Se video del genere vi piacciono e ne vorreste vedere sempre di più, potete finanziarne direttamente la realizzazione tramite il Patreon, il Patreon de Poracci. Trovate il link in descrizione. Iniziamo! Trovo molto divertente che il più grande polverone che si è alzato in Italia attorno alla discussione su Dread riguardi proprio il concetto di paternità. In fondo, evitando di entrare troppo nel territorio degli spoiler, la saga di Metroid ha da sempre posto al centro del suo intreccio narrativo il tema della genitorialità e dell'ascito culturale, e Dread chiude l'arco iniziato su NES dando estrema rilevanza a queste tematiche. Mi pare ovvio che non ci sia bisogno di ribadire che il genere dei Metroidvania è iniziato con Metroid, nell'esatto istante in cui al giocatore veniva richiesto non più di procedere secondo la direzione classica dello scrolling orizzontale dei platform dell'epoca, ma anzi da subito era incentivato a tornare indietro per scoprire degli utili power-up. Per andare avanti c'è bisogno della morfosfera, che si trova indietro. Ecco l'incipit dell'esplorazione non lineare limitata da delle barriere ambientali. C'è qualcosa di più Metroid di questo? Non credo. Dread non nasce certo dal nulla, ma se è figlio di qualcuno, beh, la cosa impressionante, come ho già accennato in apertura, è che in quanto capitolo finale di una saga riesce a incorporare in maniera fluida e coerente tantissime suggestioni provenienti da tutti gli episodi che lo hanno preceduto. Come andremo a vedere, il gameplay è un'estremizzazione della deriva action intravista in Samus Returns, l'esplorazione presenta un'apparente linearità che ricorda l'incedere schematico di Fusion, c'è una sensibilità cinematografica che rimanda persino a Other M, mentre il cuore dell'esperienza rimane invariato da Super Metroid e anche Prime. Ma andiamo con ordine. L'incipit di Dread è il classico della serie. Samus si ritrova in un modo o nell'altro isolata su un pianeta ostile, le sue risorse e abilità sono andate perdute e la missione è quella di eliminare la minaccia di turno e tagliare la corda, possibilmente lasciandosi un cumulo di macerie alle spalle. Sorprende da subito il taglio molto cinematografico delle cutscene, che tramite una sapiente sovrapposizione dei piani temporali crea il setting perfetto per l'inizio dell'avventura. Una missione, come al solito, in solitaria, fatta di attraversamenti incerti e un'atmosfera a dir poco pesante. Nonostante la lunga esposizione iniziale, necessaria per far salire a bordo chi 19 anni fa non c'era, Dread è facilmente inquadrabile come un nuovo inizio aperto a tutti. In fondo è la natura stessa del genere a imporre un reset, un punto zero da cui ricostruire la storia e il proprio arsenale.
Semmai vi doveste chiedere come si struttura la progressione all'interno di un Metroidvania, beh, Dread è sostanzialmente un'opera da manuale. L'esplorazione è il fine ultimo, l'obiettivo è quello di raggiungere la superficie del pianeta, ma la mappa è intricata, complessa e piena di ostacoli. Esplorare significa raggiungere nuovi potenziamenti che hanno, nella maggior parte dei casi, una doppia utilità, in combattimento e per l'esplorazione. I missili arrecano molto più danno del raggio di Samus, ma allo stesso tempo sbloccano le porte rosse e sono in grado di distruggere alcuni particolari blocchi, e così via. L'esplorazione quindi è in un certo senso fine a se stessa, perché addentrarsi nei meandri delle varie regioni del pianeta ZDR consente di sbloccare nuovi strumenti necessari per esplorare ancora più a fondo. C'è però una caratteristica mutuata da Fusion che differenzia Dread dalla formula classica dei Metroidvania. Il capitolo per GBA viene ricordato come uno dei più lineari della serie, dove al giocatore veniva costantemente ricordato cosa fare e dove andare, impedendo il backtracking in molte situazioni e esplicitamente indicando gli obiettivi sulla mappa. L'impostazione estremamente story driven di Fusion, che interrompeva spesso l'azione di gioco proprio per fornire queste informazioni tramite gli interventi di Adam, è solo all'apparenza presente anche in Dread, e questo l'ho capito durante la mia seconda run, e proprio per questo sono felicissimo di aver aspettato prima di fare questo video. Al primo giro ho avuto l'impressione che progressione ed esplorazione fossero estremamente guidate, e rispetto a un Super Metroid o anche a recente Samus Returns non mi sono mai perso incappando in dei vicoli ciechi. Il gioco, tra le sporadiche e criptiche indicazioni di Adam e alcuni trucchi pensati per impedire momentaneamente il backtracking, sembra proporre un'unica via, o meglio, la via pensata dagli sviluppatori è palesemente esplicitata per non far perdere l'orientamento ai giocatori. Tranne nelle sezioni Emmy, su cui torneremo fra poco, l'impressione è quella di trovarsi in dei corridoi intricati ma pur sempre lineari. La verità è che Dread maschera enormemente la sua natura dispersiva, attuando una sorta di inversione dei canoni classici. Tutta la prima metà dell'avventura è una sorta di esplorazione guidata che ci porterà più e più volte a rivisitare gli stessi luoghi, a volte modificandoli radicalmente, ma non lasciando mai il giocatore completamente privo di punti di riferimento. Ci si rende ben presto conto però che con l'ottenimento di nuove abilità e armi, il ventaglio di possibilità e di approccio ad ogni stanza va ben oltre la strada tracciata dagli sviluppatori. Sta al giocatore decidere se e quando allontanarsi dal sentiero battuto, ed è proprio in questi momenti di curiosità che si sperimenta la vera essenza di Dread. Nell'aggirare un ostacolo apparentemente insormontabile per trovarsi di fronte a una barriera ancora più impenetrabile, o magari nel recuperare una risorsa ancora sconosciuta. Sono traguardi insignificanti, ma che restituiscono quella sensazione di pieno controllo che un titolo lineare non sarà mai in grado di regalare. Se l'esplorazione riesce a catturare lo spirito di pura assuefazione tipico del genere, questo è anche grazie al sistema di controllo. Non penso di aver ancora decifrato pienamente la magia che c'è dietro a Dread, ma raramente mi sono trovato di fronte a un gameplay così fluido, reattivo e dinamico. Anche all'inizio, quando le possibilità di movimento sono limitatissime, si ha il pieno controllo di Samus e dei suoi spostamenti, tra scivolate, la possibilità di mirare liberamente anche in corsa e wall jump, ogni stanza può essere affrontata con una rapidità tale da sentirsi dei veri e propri speedrunner. La deriva action e la centralità che assume la Perry all'interno dell'arsenale della protagonista so che farà storcere il naso a molti, ma come evoluzione del gameplay di Super Metroid non credo sia così campata in aria. Risolto il problema della macchinosità del sistema di movimento di Super Metroid, ad oggi l'unico aspetto del gameplay ad essere invecchiato male, la scelta di tradurre questa nuova fluidità in un combat system a metà tra il beat'em up e lo shooter è una deriva particolarmente apprezzabile, una seconda essenza che si affianca in modo naturale al cuore esplorativo dei Metroidvania, e la sensazione di progressione in Dread è devastante. Con un ritmo serratissimo si aggiungono continuamente pezzettini al proprio arsenale e per la fine del gioco Samus sarà una sorta di agilissimo carro armato in grado di uccidere qualsiasi mostro con un solo colpo e attraversare strutture titaniche senza mai toccare il suolo. Ma quindi il gioco è rotto? Assolutamente no, anzi il grado di sfida è sempre elevato. Anche qui spetta al giocatore impostare il ritmo e il livello di difficoltà in base alla padronanza del sistema di controllo. Si può scegliere di adottare un approccio cauto e ragionato, scansionando ogni stanza e attaccando i nemici dalla distanza, oppure entrare di prepotenza in ogni schermata di gioco affrontando di petto i nemici, ricorrendo alla Perry a corto raggio e poi, verso le fasi finali, annichilire qualsiasi cosa a forza di screw attack e shine spark.
Non fatemi parlare poi dei boss, tra i migliori mai visti all'interno della serie. Chi si lamenta della ripetitività delle sezioni Emmy non può negare di aver vissuto il dread, il terrore del titolo, al primo scontro con i boss principali. Battaglie difficili, estenuanti, ma tremendamente esaltanti. Non si tratta solo di pattern da studiare al millimetro nel tentativo di scovare la strategia di attacco vincente. Gran parte dell'emozione derivante da questi scontri è dettata proprio dalla messa in scena. Qui, secondo me, Mercury Steam ha fatto tesoro di quanto proposto con Samus Returns, ma c'è anche tantissimo di Other M nell'impostazione scenica e coreografica delle sequenze più action. Quel dinamismo delle cutscene di cui parlavo prima viene tradotto in un'azione che incorpora frequenti cambi di inquadratura. A volte la regia opta addirittura per la prima persona, quasi a ricordare Prime, e gli scontri con i titanici mostri diventano delle battaglie che sembrano uscite da uno shonen. Non siamo ai livelli di esagerazione di un Twin Snakes, ma porca miseria quanto accidenti e arrogante Samus! Pur rimanendo una protagonista silente, è nella postura, nei movimenti e nella brutalità degli attacchi finali che ci viene ricordato che siamo di fronte a una cacciatrice di taglia spaziale con anni di esperienza alle spalle. Visto che stiamo prendendo a piene mani da tutta la storia della serie, credo che a questo punto sia giunto il momento per i Metroid in due dimensioni di iniziare a incorporare una narrativa silenziosa proprio come in Prime. Per quanto abbia apprezzato la trama nel suo complesso, ricca di colpi di scena e rivelazioni che faranno felicissimi fan di vecchia data, non sono convinto che la decisione di affidare tutto l'avanzamento della narrativa a 2-3 cutscene con spiegazioni verbose e dilungate sia la dimensione migliore per Metroid. Il ritmo è sbilanciato e, a parte queste chiacchierate durante l'introduzione, a metà dell'avventura e alla fine del gioco, la narrativa rimane statica per il 90% del gameplay. C'è bisogno, secondo me, di integrare qualcosa di simile allo scanning di Prime e fare in modo che anche la narrazione diventi ambientale. E notate che effettivamente il lavoro di Mercury Steam si è concentrato parecchio su questo aspetto, e il soffermare la propria attenzione sui bellissimi fondali molto spesso dà anticipazioni su quello che ci attenderà nelle prossime stanze. E in generale non si tratta di qualcosa di piacevole. Proprio per questo non capisco le critiche all'art style, che ho trovato coerente ma allo stesso tempo variegato. Si passa da oscure caverne a titaniche costruzioni artificiali, fino a fabbriche infuocate, giungle rigogliose e acquari colmi di mostruosità. Il tutto senza mai ragionare troppo a compartimenti stagni. Ho apprezzato molto il cambiamento graduale tra una regione e l'altra, quando ci si avvicina nelle stanze di confine, quasi arrivasse un'anticipazione della prossima zona. Particolarmente riuscito poi il lavoro effettuato sulle animazioni di Samus, che si adattano in modo perfetto ai controlli reattivi e dinamici e contribuiscono a conferire quel senso di fluidità che permea tutto il gioco. La scelta e il traguardo di fissare il framerate a 60 fps è una vera manna dal cielo. Dopo Dread sarà difficilissimo ritornare su Samus Returns. Peccato solo per lo stacco netto tra il gameplay e le cutscene, che sono invece bloccate a 30 fps. La differenza si nota e agli occhi più attenti potrà infastidire parecchio. È vero, la scelta di utilizzare un solo modello di Emmy e differenziare i robot solo tramite la colorazione sa di estremamente pigro. Si sarebbero potuti caratterizzare decisamente meglio in base alle abilità peculiari di ogni nemico. Ma tolto questo, non ho trovato particolarmente tediose queste sezioni, anzi il nascondino con gli Emmy mi ha divertito dall'inizio alla fine, complice delle piccole differenze che rendono unico ogni scontro, pur non stravolgendo la formula di base. Con il progredire della storia, le aspettative del giocatore vengono continuamente tradite, arrivando poi allo scontro con l'ultimo Emmy, che è a dir poco scioccante. Si tratta dei momenti migliori del gioco e spero di ritrovare delle sezioni simili nei prossimi episodi? Non credo, ma nel contesto dell'avventura giocano un ruolo fondamentale e spezzano quella che è la routine tipica di Metroid, quindi ben vengano. E poi, detto sinceramente, molto meglio gli Emmy degli scontri con i Metroid in Samus Returns. Quella sì che era una meccanica ripetitiva e scollata dal resto del gameplay. Però non definirei gli scontri con gli Emmy inquietanti o in grado di instillare paura, piuttosto tesi. Di Dread c'è ben poco in questa minaccia, anche se penso che il titolo scelto per Metroid 5 si sposi bene con l'atmosfera generale dell'opera. Riflettendo sugli episodi passati, era molto più intimorente l'inarrestabile incedere del parassita SAX Infusion, quello sì che ti faceva scappare a gambe levate. Se siete curiosi di approfondire il design che c'è dietro al capitolo per GBA e come gli sviluppatori siano riusciti a creare un'atmosfera da film horror, vi lascio in descrizione il link a un video che analizza in modo approfondito l'art style di Fusion.
dovete masticare l'inglese, ma è una visione che vi consiglio caldamente. Penso di aver detto più o meno tutto di Dread, ma c'è un aspetto su cui vorrei chiudere, che per me rappresenta senza ombra di dubbio la summa di tutto quello che c'è di sensazionale in questo nuovo Metroid e che lo rende un prodotto unico nel suo genere. Come il sequence breaking è stato implementato consapevolmente dagli sviluppatori, e anche questa scelta è un palese rimando al passato della serie, a Metroid Zero Mission in particolare. Con sequence breaking si intende la capacità di rompere la sequenza prestabilita di progressione da parte degli sviluppatori alterando il normale svolgimento dell'avventura. È un concetto alla base della disciplina dello speedrunning ed è storicamente legato alla serie di Metroid, essendo stato coniato proprio in seguito a delle scoperte effettuate su Metroid Prime. Controlli responsivi e libertà di approccio non possono che significare una cosa: Dread è la fiera del sequence breaking. Vi invito a fare un giro su YouTube per vedere cosa stanno riuscendo ad ottenere gli utenti tramite l'attento studio dei movimenti di Samus. Ci sono già le prime speedrun che chiudono il gioco sotto un'ora e 40 minuti e la scoperta di tantissimi glitch che richiedono una padronanza del sistema di controllo spaventosa. Trovo estremamente affascinante come le community si organizzino per piegare il gameplay e come la creatività dei singoli utenti riesca a riscrivere le regole del gioco, trasformando l'ambiente ostile e alieno di ZDR in una sorta di montagna russa. Ma la cosa più assurda di tutte è che, in un titolo solo all'apparenza lineare e guidato, i ragazzi di Mercury Steam hanno pensato a tutto, anche all'evenienza che il gioco sfuggisse al loro controllo. Questa clip, che vi consiglio di saltare se non volete spoiler di sorta, dimostra che gli sviluppatori erano consapevoli dell'evenienza che i giocatori riuscissero a rompere la sequenza prestabilita di progressione e che arrivassero allo scontro con Cryde già muniti delle bombe. Geniale! Ci tengo a precisare che il mio giudizio estremamente positivo nei confronti di Dread è viziato dall'amore viscerale che provo per il genere e per la serie in particolare. Per me si tratta di un ritorno che rasenta la perfezione, che si sposa perfettamente con le mie corde da gamer. Riconosco che ha dei difetti, per alcuni saranno gravi, per me rimangono tali e non compromettono l'esperienza complessiva. Siete liberi di preferire Ori o Hollow Knight, ma non dimenticatevi che anche questi presentano la loro buona dose di criticità. Il dibattito su Dread si è troppo inasprito e, come al solito, questo ha portato a una polarizzazione che non aggiunge nulla di interessante alla discussione. I detrattori rimarranno tali e chi vuole elogiare a tutti i costi la nuova avventura di Samus parlerà di un titolo perfetto. La verità sta nel mezzo, ma sono convinto che, se analizzato lucidamente, dopo vari playthrough e contestualizzando il gioco per quello che è all'interno del genere e della serie, Dread rimane un gioco della Madonna. Non dico capolavoro perché so che è un termine che indispettisce molti, ma sì, nel 2021 un potenziale GOTY è un gioco in 2D, senza una modalità online né multiplayer, praticamente senza dialoghi e che ha una longevità inferiore alle 10 ore. Era però dai tempi di Odyssey che non mi divertivo così tanto a controllare un personaggio. È da quando ho finito Hollow Knight che non aspettavo altro di immergermi in un mondo sotterraneo pieno di labirinti, cunicoli e insetti schifosi. Ma soprattutto era dai tempi del primo Metroid Prime, quando la visuale in prima persona faceva apparire il riflesso del volto di Samus sul visore del casco, che non mi sentivo così immedesimato nella tuta della cacciatrice spaziale. Che dire, bentornata Samus, bentornato Metroid. Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!